Nel 2023 è importante saper bere bene, bere in maniera consapevole. È importante perché, oltre alla questione del gusto, c'è naturalmente quella della sicurezza, viaggiare in auto, ma anche circolare normalmente nella massima tranquillità è fondamentale. Oggi parliamo non solo di bere bene, ma anche di quello che c'è dietro al mondo del bartender, con un canavesano che negli ultimi anni ha saputo intraprendere una strada importante. E oggi non solo lui ha trasformato questa passione in un lavoro, ma anche un modo per trasmettere agli altri cosa significa fare il barman. Andrea Costa, buongiorno. Buongiorno. Ciao Andrea, allora raccontaci un po' come ti sei avvicinato al mondo del bartender. Allora, io ho iniziato, beh, al mondo del bar ho iniziato nel 2006, poi i primi corsi li ho fatti nel 2014 tramite un mio amico che faceva già i corsi, lui che ha lavorato parecchi anni a Torino e mi ha insegnato molto. Poi da lì ho continuato la strada, sono sempre aggiornato e lo faccio ancora oggi. Cioè ancora oggi faccio degli aggiornamenti, faccio dei corsi. Adesso maggio e giugno andremo a fare dei corsi di aggiornamento sul mondo del barman e del bartender. Certo, questo è importante perché appunto cambiano anche i gusti. Vediamo che negli anni 80 si beveva un determinato tipo di cocktail, negli anni Sì, 90 adesso siamo nel 2000. ma infatti il modo di bere è cambiato tantissimo, perché mi ricordo ad esempio quando ero ragazzino io e andavo alle feste di paese c'era la classica vodka alla menta, alla pesca, mille gusti. Certo. Invece adesso noi tipo quando ci muoviamo con il servizio catering, che collaboriamo con già delle Proloco oppure anche tipo matrimonio o roba del genere, noi spostiamo 50 cocktail diversi e comunque il modo di bere anche dei ragazzi giovani è cambiato e bevono tantissime cose diverse e comunque con una certa responsabilità diversa anche. Ecco, questo è fondamentale, la responsabilità, ma anche chi è dietro al bancone insegna, tra virgolette, anche agli altri cosa significa bere bene e bere in maniera consapevole. Sì, anche perché i ragazzi, a parte che vengono, questi ragazzi giovani sono molto affascinati dalla figura del barman e qua nel Canavese comunque questa cosa è ancora abbastanza è rimasta ancora indietro, diciamo. E quindi quando si avvicinano a noi, cioè cercano di chiedere consigli, vogliono qualcosa di dolce, qualcosa di più secco, qualcosa con la frutta, che non sono iperalcolici perché tanti hanno in mente che il cocktail è una cosa iperalcolica e Ok. imbevibile, invece non è così. No, Ci assolutamente. sono dei cocktail che fa, cioè, che ne berresti anche uno in più, perché comunque Piacevoli. sono piacevoli, rinfrescanti e sono leggermente alcolici. Certo. Appunto, dicevi che è importante per quanto riguarda il tuo mestiere, quello che stai facendo attualmente, anche il lavorare con quelle che sono le associazioni come le Proloco, la questione degli eventi, delle feste, perché appunto hai parlato di catering a livello di bartender. Ci vuoi raccontare cosa significa oggi fare questo tipo di lavoro? Allora, sicuramente è più impegnativo, però io ho pensato, io ho il Bar a Ponte, quindi un paesino, sono arrivato a un certo punto che la crescita era satura e Certo. quindi per cercare di poter lavorare e crescere a livello professionale, sia io che i miei collaboratori, abbiamo iniziato a muoverci in questo senso qui, quindi a lavorare, a fare delle collaborazioni con delle Proloco, in modo da poter iniziare a lavorare anche con numeri diversi, con altra Certo. gente, con gusti Per crescere, diversi per e maturare. confrontarsi con altre realtà. E siamo passati da fare magari quei 100 cocktail, 200 cocktail il sabato al bar, a fare magari 1000-1500 cocktail in una sera sola e magari Cavolo. in due o tre posti diversi. Beh, Quindi è un quindi. lavoro che dà soddisfazione sia a me che ai collaboratori. E poi anche vedo chi ci ha chiamato, ci ha sempre comunque richiamato perché comunque il servizio c'è e anche la gente che va alle feste ha cambiato il modo di bere quando ci siamo noi. Certo, E è non. importante questo, è Sì, sicuramente fondamentale. e infatti dico, cioè, sta prendendo sempre più piede, e anche perché non c'è nessuno che fa questo, nessuno che fa un cocktail bar completamente in movimento nella nostra zona. State aprendo una strada anche per futuro, perché tra l'altro un'altra cosa importante che hai detto prima, ma che è anche secondo me giusto sottolineare, che oltre al fatto di tu costantemente studiare, perché appunto il mondo del cocktail è un mondo che è in evoluzione, tu insegni anche, nel senso che tu trasmetti anche quello che impari agli altri, quindi sei anche, tra virgolette, un maestro sotto questo punto di vista.
Sì, allora il motto che ho imparato quando sono andato alla Mixology, che mi hanno insegnato, che è importantissimo, è crescere e aiutare gli altri a crescere sempre. Cioè, quindi immaginiamo che ci sia una scala. Io sono su un gradino e i miei collaboratori sono il gradino sotto. Io faccio un passo in avanti facendo dei corsi di aggiornamento, E anche libero loro. lo spazio in modo che i miei collaboratori possano fare riempire quel gradino lì e Certo. viceversa andare avanti sempre. Credo che il messaggio più. Grazie a loro io riesco sempre a fare il gradino dopo, però devo avere anche dei collaboratori che abbiano la stessa idea che ho io. E quindi in questo momento io sono fortunato perché ce li ho e quindi riesco ad andare avanti e in più si sta appassionando anche molta più gente e quindi riesco a ingrandire, diciamo, questo servizio. Infine, Andrea, concludiamo questa chiacchierata dicendo come possiamo, chi vuole imparare a bere sicuramente in maniera più consapevole, bere meglio, avvicinarsi al mondo dei cocktail, ma anche l'opportunità eventualmente di avere a disposizione quello che è il catering che Andrea Costa crea e mette a disposizione. Come possiamo in qualche maniera contattarti? Allora, vabbè, io ho il bar a Pont, che sono in via De Stefanis numero 9, che è nella piazza principale, Certo. e che così se magari qualcuno vuole assaggiare qualcosa. Certo. E poi, vabbè, ho il sito internet, dove ci sono tutti i miei contatti. Il sito internet è www.andreacostabartender.it, e lì trovate tutti i miei contatti, WhatsApp, Facebook, Instagram, tutti i social Certo, i che sto social che usando, sono importanti. che sono un motore importante. Bene, Andrea, grazie per questa chiacchierata. Naturalmente Grazie a te, Davide. verremo ad assaggiare qualche cocktail anche O se no verrò perché io. no, molto volentieri. Almeno così impareremo anche qualcosa di nuovo e soprattutto daremo anche un po' di spazio a quella che è la nuova tendenza, che è importante anche sotto questo punto di vista. Va bene, Grazie mille. grazie a te.